andiamo stasera a fare la solita sgambata? Ecco, dove andiamo stasera? Facciamo il giro dei laghi. No. Facciamoci il giro delle sette colline. Ma che, io direi andiamo a cenare da una mia zia a Pinerolo e poi torniamo in nottata. Mi scusi Calboni, ma sono 1200 chilometri. E che cosa sono 1200 chilometri? Che cosa sono 1200 chilometri? Allora ragazzi, tutti a Pinerolo! A Pinerolo! In sella 20 chilometri e ritorno alla bersagliera. Come nasce l'idea? Possiamo far passare. Beh, ovviamente dalla morte di Paolo Villaggio, questo lo sappiamo, ma quando nasce l'idea e come nasce? Beh, direi subito dopo la notizia della morte di Villaggio e anche dal riguardare tutti i video più famosi, in particolare una delle scene più famose è proprio quella che riguarda Pinerolo, e quindi dall'avere in testa lo slogan "Tutti a Pinerolo" è nata l'idea di riproporre la scena, o meglio, riproporre l'idea di ritrovarsi tutti a Pinerolo. Poi la cosa della scena è nata man mano. Ma voi siete dei fan, siete dei fan di Fantozzi oppure? Beh, penso che come tutti, quasi tutti gli italiani siamo cresciuti vedendo i film di Fantozzi in televisione, per cui mi sembra un atto più che doveroso quello di ricordare Paolo Villaggio come uno dei più grandi comici d'Italia. Ecco, avete avuto anche, diciamo, un buon riscontro sia sui social. Ma a livello social abbiamo avuto un riscontro abbastanza grande, nel senso che la notizia ha iniziato a rimbalzare, sono stati pubblicati degli articoli su diversi giornali locali, e poi oggi pomeriggio abbiamo visto con piacere che la notizia era stata rilanciata anche da Torino Today, che comunque fa 300.000 iscritti su Facebook, e anche da Radio Fantastica. L'ultima domanda, qual è la scena e qual è il film di Fantozzi che preferite? Ovviamente quello che cita Pinerolo. Domanda dalla risposta troppo scontata.